www.coachfactor.it, il primo podcast italiano per allenatori, creato da allenatori. Ci troviamo nella sede del Vakif Bank, nel Vakran Sports Sarai, siamo in compagnia del professor Giada Cosetti, quindi primi giorni di palestra, cosa consiglia di fare? I primi giorni sono sempre difficili, soprattutto per quelle ragazze che si inseriscono in gruppi che sono la prima volta che vedono. Per cui bisogna andare molto gradualmente, soprattutto con quelle che non si conoscono, anche per capire un po' i meccanismi che hanno per poter rimanere inserite o no in un gruppo di qualità. Però la parte iniziale subito noi prendiamo come parte tecnica. La parte tecnica dove la condizione fisica è effettuata anche con la palla, e molto con la palla. E però certamente iniziamo come sempre tutti gli anni con un lavoro di preparazione fisica ben mirato, con le stesse problematiche che ha l'allenatore della parte tecnica con le giocatrici, cioè il preparatore fisico comincia un po' a conoscere le varie problematiche e come comportarsi nella programmazione con chi conosce poco e che ha magari delle lacune che nel tempo a questa età qua devono essere colmate. Preferisci lavorare sulle tecniche di base oppure su fondamentali come battuta, ricezione? Diciamo che inizialmente facciamo tanto lavoro di tecnica individuale, palleggio, bagger e soprattutto difesa, perché cominciamo a preparare anche un po' le gambe affinché siano poi pronte per fare i salti, però non trascuriamo niente della tecnica, continuiamo il perfezionamento nei singoli, sia per palleggio che per bagger, e cerchiamo di dargli la massima qualità in questo, la massima precisione nell'appoggio, la massima precisione nel palleggio. Cerchiamo di avere un approccio molto qualitativo con quelle che abbiamo già avuto e che conosciamo. Con le altre, purtroppo, che sono un po' in ritardo, faranno un po' di più, ma per raggiungere il gruppo devono anche sacrificare qualcosa. Per loro è molto difficile perché il carico di lavoro è elevato, lavorano 4-5 ore per giorno con la palla, più dopo hanno il lavoro fisico. Non è una cosa semplice da sopportare all'inizio, soprattutto se non è una cultura alle spalle, cioè loro arrivano in un posto che siamo in prima elementare, loro hanno fatto l'asilo precedentemente, il salto è duro, come è duro nella scuola, lo è duro nel club, se la parte, come si dice, di base è mancata in precedenza, per cui è tutto un lavoro di recupero che non sempre si finalizza, perché magari la ragazza rimane indietro, non ce la fa, poi alla fine dell'anno valuteremo se mantenerla nel contesto oppure no. Ecco, nel caso in cui, nelle situazioni in cui la propria società non si può fare selezione per quelle ragazze che iniziano la stagione, sono quelle, come consiglia di comportarsi con quelle che non riescono a tenere il ritmo? Bisogna far lavorare in maniera separata con altri allenatori, bisogna dare un riposo maggiore, perché chiaramente non tutte le società possono permettersi. Quello di avere un allenatore che possa seguirle in maniera mirata è la cosa migliore. Chiaro che poi capisco che non in tutti i contesti c'è la persona che si può distaccare per quello, ma è come un ragazzo che ha bisogno di sostegno, nella scuola c'è un insegnante, bisogna fare in modo di magari non di avere uno preparato, però di avere uno che si informa prima, lo si raduna prima, gli si dice cosa deve fare con queste ragazze, gli si dà una progressione di lavoro che deve svolgere e lo svolge con lei. Chiaro che avere quelli che sono già capaci aiuta molto, però certamente bisogna diversificare i due interventi, non si può generalizzarli. Se invece è una squadra che è composta dai stessi elementi ed è difficile in under 14 perché c'è sempre chi abbandona, c'è il nuovo inserimento, allora se io sono fortunato che ripeto un ciclo con delle ragazze che già
sono abituati al metodo, la cosa mia anche diventa più semplice. Se solo c'è uno, due o tre nuovi inserimenti, chiaramente un processo di recupero deve essere orientato con una persona che può essere a disposizione per farlo. Se non c'è, è una lacuna che difficilmente si può colmare. Dopo quante sedute lei comincia a inserire i salti? Salti per l'attacco, salti per la battuta? Quando cominciano a non essere più doloranti, quando le vedo che nel movimento sono un po' più fluide, quando chiedo se hanno ancora dolore alle gambe, se non comincio con l'attacco, magari non spingendo subito, con un numero molto ridotto di salti, 2, 3, 4, poi riposo, recupero, ne va sotto un'altra. E in questa maniera cerco di risparmiare, perché poi dopo saltare con le gambe che ti fa male non diventa solo un problema di sopportazione del dolore, ma diventa anche un problema di infortunio, che se c'è all'inizio di stagione siamo belli che rovinati. Ecco, invece, considerando che i campionati in Turchia iniziano più o meno a ottobre come in Italia, sì, dopo quante settimane inizia a lavorare sul gioco, sulla fase play? Verso della fine del mese, verso la fine del mese di agosto cominciamo a salire un po' il gioco, per cui mancano una quindicina di giorni, sono due settimane piene, dopodiché comincia a mettere dentro qualcosa di gioco, sempre rimanendo il fatto che le altre bisogna portarle a avere un livello affinché il gioco lo possono sopportare, se no le metto dentro e continuano a perfezionare e a non perfezionare tecniche, a rimanere sul grossolano. La tecnica ha bisogno di una sua cultura, non solamente da parte dell'allenatore, ma da parte dello stesso giocatore, che deve capire quali sono le tecniche che gli servono per giocare e deve conoscerle. Se non conosce, non può interiorizzarle, non può avere un patrimonio culturale che gli permetta, da un punto di vista idiomotorio, di correggersi e di capire le cose, per cui è un processo non solo di pratica in palestra, ma di studio anche all'esterno, perché se io non conosco la materia che vado ad affrontare, devo pian piano inserirmi dentro, quindi a sua volta è come partire dai punticini nella scuola elementare, non è che subito andiamo a fare le divisioni o le moltiplicazioni, cominciamo con la tabellina. E se non imparano la tabellina non sapranno mai qual è l'errore che commettono, perché non hanno un vissuto tale mentale nella loro corteccia cerebrale per dire si fa così e la tecnica è questa qui, non la conoscono come fanno. Certo. E per quanto riguarda la gestione dello staff, quali sono le indicazioni che dà agli allenatori che vi supportano per la fase In linea generale preparo il programma io, dopo gli dico cosa devono fare, per intanto sono piuttosto manuali, dopodiché loro hanno il tempo per rivedere quello che si è fatto, quello che ho programmato di fare, anche perché sono 6 ore 7 per le giocatrici, però per me sono anche un po' di più, perché ho bisogno anche qualche oretta di riposo, mi trovo magari una mezz'oretta prima con loro, adesso un po' meno, quando poi sarà più avanti qualcosina per illustrare il lavoro, ma loro vengono, gli do la fotocopia di quello che c'è da fare e si attrezzano per farlo, perché è abbastanza facile poi vederlo, perché si tratta di ripetere tante cose, per cui c'è una varietà così ampia di drill che dici uno non è, quando uno è dentro da 2-3 anni nel meccanismo già in parte li conosce, è chiaro che se è nuovo deve. Comunque lei condivide prima il programma? Sì, perché chiaramente prima c'è scritto tutto quello che c'è da fare, lo guardano, lo vedono e se poi dopo ci sono delle modifiche in corso le scrivono nel foglio e poi se lo studiano a casa, in modo che sappiano anche poi proporre anche loro qualche cosa, perché non possono sempre trovarsi la pappa pronta, devono cominciare anche a piano piano a essere anche un po' più autonomi, mi piacerebbe sederli a vedere. L'ultima domanda, ho visto che lei fa tenere un quaderno alle ragazze dove scrivono le nozioni che lei dà, qual è la funzione di questo quaderno e anche durante la stagione quante volte c'è un richiamo su quello che viene scritto? È quello studio che dicevo, cioè se io non so quello che faccio, come faccio a farlo? Devo conoscere le dinamiche, devo conoscere la tecnica, devo sapere cosa a me manca e devo studiarmelo nel mio quaderno come si fa a scuola,
perché per questa età di 13-14 anni è una scuola e loro devono conoscere le cose, poi diventeranno anche più semplici nell'esecuzione, ma prima io devo conoscere cosa faccio. Porto ragazze che vanno in Turchia, magari non hanno mai fatto una pallavolo importante come per esempio quella che si fa in Italia, perché c'è una cultura molto più elevata su questi aspetti. Qui devono studiarsi, hanno il loro quaderno dove scrivono le loro cose, i loro test, i loro risultati, e poi se hanno la voglia lo fanno a casa, se non hanno la voglia gliela facciamo venire. Perfetto, molto bene, ringraziamo per la disponibilità e in bocca al lupo per questa nuova stagione in Turchia. Grazie mille. www.coachfactor.it, il primo podcast italiano per allenatori, creato da allenatori.